Sabato 21 maggio, buongiorno, ben ritrovati su TRG, ben ritrovati su TG Mattino. Partiamo subito con le prime pagine dei quotidiani nazionali. Messaggero, il piano per il grano ucraino, le scorte saranno trasferite in Romania e portate in Africa via mari. Il ruolo dell'Italia, Berlusconi si schiera con Putin e poi fa retromarcia. Intanto nuove immagini dell'eccidio a Bucha. Gli Azov evacuati, l'acciaieria in mano ai russi nella fotonotizia con la mediazione internazionale per evitare la strage del battaglione. Per quanto concerne l'acciaieria Azovstal a Mariupol con i militari del battaglione, la vicenda continua. Veniamo quindi anche a questa notizia nel box in basso tra Norcia e Arquata del Tronto, orso marsicano nella galleria slalom tra le auto, come trovarsi di fronte un orso che percorre disorientato la galleria di San Benedetto tra Norcia e Arquata del Tronto, poi lo vedremo anche nel dettaglio. La Nazione, sempre carattere nazionale, con in primo piano così: ci giochiamo i soldi dell'Europa, riforme in stallo, PNRR in ritardo, terminati solo 9 interventi su 58 programmati, avanti così e dobbiamo restituire i finanziamenti, scrive il quotidiano. Balneari, piani per salvaguardare concessioni e regole dell'Unione Europea, il lato umano poi di Draghi, devo tutto ai genitori, ai prof e a mia moglie. Il video shock di civili ucraini presi e giustiziati dai russi, qui due frame del video dello scorso 4 marzo pubblicato dal New York Times, in cui si vedono civili ucraini presi proprio dai russi. Dalle città umbre, Foligno, due minorenni sulla moto rubata travolgono un carabiniere. A Terni la ragazza dice no a un appuntamento e lui spara col revolver. A Perugia, bimba di 7 anni aggredita sul bus finisce in ospedale. Veniamo quindi agli approfondimenti dentro i quotidiani, dal Messaggero. La diplomazia in salita, Bruxelles frena Di Maio sul piano per la pace, Helsinki stoppa il gas russo. Sosteniamo qualsiasi sforzo, ma prima gli occupanti devono ritirarsi, ha detto Borrell. Per quanto riguarda le parole del Premier Draghi, con Putin ho trovato un muro e Mosca chiude i rubinetti alla Finlandia. La cautela di Kiev sul dossier italiano, ogni soluzione rispetti l'integrità territoriale. La Cina intanto aumenta le importazioni di gas e petrolio dalla federazione, spesa cresciuta del 75%. L'emergenza alimentare, il grano passerà dai porti europei per aggirare il blocco di Mosca, la strategia dell'Unione per scongiurare lo scoppio di una crisi alimentare planetaria. Le truppe russe bombardano i campi, saccheggiano le scorte di cibo e sigillano i confini, dichiarano da Bruxelles, qui anche nel grafico le nuove rotte del grano nel dettaglio. Il primo approdo utile sono i centri continentali che si affacciano sul Mar Nero. In Romania e Bulgaria un itinerario alternativo porterebbe le scorte alimentari sul Mar Baltico. E poi cade il simbolo della resistenza, la resa degli Azov, scrive proprio ancora il Messaggero. Ci hanno ordinato di non combattere, obbediamo. Dopo 85 giorni i russi prelevano anche il comandante, con dolore e sofferenze, segni visibili della guerra per quanto riguarda proprio l'acciaieria. Prokopenko ha portato via in un blindato speciale, la mediazione di Turchia, Israele, Svizzera e Francia per quanto riguarda la situazione in cui riversa il territorio ucraino. E poi dalla Nazione, la cyberguerra dei russi all'Italia, attacco web a ministeri e aeroporti. Il collettivo Killnet blocca decine di siti istituzionali, l'allarme del governo, possono fare peggio, prepariamoci. La Russia minacciata da un conflitto informatico, ci difenderemo con le nostre tecnologie. Per ora è impossibile stato consultare le pagine online degli scali di Linate, Bergamo e Rimini con tanti passeggeri infuriati. Hacker pericolosi, la difesa digitale lontana, l'esperto di sicurezza online sarebbe letale se nel mirino finissero rete elettrica, sistemi ospedaliero o finanziario, ha detto Andrea Rigoni, esperto in cyber security. E poi, sempre dal Messaggero in questo caso, a 10 anni dal terremoto, Mattarella elogia l'Emilia. Nel centro Italia ricostruzione più difficile, invece, dichiara il commissario Legnini. Il capo dello Stato nelle zone colpite nel 2012, cui tanta voglia di rinascita, il commissario per il sisma del 2016, opere rallentate anche dal 110%, conferma Legnini. In Umbria, Abruzzo e Lazio, cantieri frenati dall'aumento dei costi delle materie prime e da regole confuse, viene sottolineato.
Per quanto riguarda ancora il paese al rallentatore sulla nazione, opere mai avviate, riforme arenate, avanti così e addio soldi del PNRR. Su 777 attività previste, 552 sono a zero, scrive la Nazione. L'agenda non è rispettata, ma le scadenze europee sono ferree. Procede una fatica a provvedimenti chiave come la revisione del codice degli appalti. Secondo il portale Open PNRR, su 58 interventi programmati, solo 9 sono stati portati a termine. Le spiagge intanto fanno gola agli stranieri. Allo studio concessioni e ostacoli, dagli indennizzi ai bandi, partiti e associazioni propongono correttivi per salvare l'italianità degli stabilimenti. Con il Premier Draghi che vuole chiudere entro maggio, per quanto riguarda il DDL concorrenza, ieri ha scritto alla Casellati per chiedere un'accelerazione. Potrebbero finire sul mercato dal 2024 oltre 26.000 bagni, un giro d'affari da 15 miliardi di euro, si legge proprio sulla Nazione. E poi la situazione legata al vaiolo, il virus delle scimmie. Tre positivi a Roma, trasmesso all'uomo dai topi. Antinori dello Spallanzani, il contagio non avviene esclusivamente per via sessuale. L'infettivologo Andreoni, doppio salto di specie, dai primati ai roditori e poi agli umani. Studi in laboratorio per verificare se il vecchio vaccino sia efficace anche per questa malattia. Nessun allarme, ci si può infettare solo se c'è scambio di saliva o di fluidi biologici, sottolinea l'esperto. Dunque, veniamo alle notizie in primo piano sulle testate regionali. Aviaria, isolato un caso a Foligno sul Corriere dell'Umbria. Il virus trovato in un germano reale dall'Istituto Zooprofilattico con valida arrivata dal Laboratorio Nazionale di Padova. Perugia, bella stagione, fa decollare il turismo. La fotonotizia riguarda Piazza 4 Novembre e la sua fontana, con in centro storico esercenti soddisfatti dell'andamento delle presenze a partire dal periodo pasquale, che diciamo in qualche modo fanno girare nuovamente la situazione socio-economica. Con la moto rubata investono un brigadiere, è grave. Due 17enni si sono fermati, non si sono fermati ovviamente, scusate, all'Alte dei Carabinieri nella periferia di Foligno, hanno travolto il militare, anche loro sono rimasti feriti. A Terni, ubriaco spara per strada e viene arrestato. A Spoleto filmano orso in galleria e lo scortano. Airstylist da Perugia cura il look di Miss Europa. Da Città di Castello ancora la cronaca, trovato morto in casa, spuntano i testimoni. A Cascia domani si celebra la festa di Santa Rita. E poi lo sport. Calcio per Cicci Zola, il premio miglior grifone, il club vuole prolungarmi il contratto. Segre intanto saluta, spero di restare al Toro, ha detto il centrocampista. Serie C, il Gubbio punta su Mignemi come direttore sportivo, Torrente in discussione, scrive il quotidiano. Nuova Ternana invece, si cercano i big over, da Zampano a Golemiz fino a Badel per quanto riguarda la formazione rossoverde che verrà. E poi volley, un doppio colpo di mercato per la nuova SIR, sono l'alzatore europeo e il posto 4, ovvero schiacciatore Cardenas, in arrivo dunque in bianconero. La Nazione, la Chiesa del futuro, i progetti dei vescovi per affrontare le emergenze dell'Umbria. Ieri c'è stata proprio una conferenza stampa sul tema. E poi ancora, appena sopra in moto, travolgono un carabiniere, vescia due minori su un mezzo rubato, non si sono fermati sul posto di blocco, il militare è grave. Camera di Commercio, una piattaforma stanerà la criminalità economica. Allarme aviaria, sospetto caso in un germano a Foligno, preso il vandro della Movida, Terni è un ventenne dopo un raid in pieno centro. Sotto la testata, sempre da Terni, la ragazza gli dice no, giovane si ubriaca e si mette a sparare. Bimba di 7 anni aggredita sul bus, finisce in ospedale. Allarme violenza tra giovanissimi che prosegue in Umbria. E poi, per quanto riguarda la questione legata alla viabilità perugina, mi hanno minacciato ma non temo le mafie, l'assessore Melasecche. Nodo, vado avanti. E poi da Forca Canapine, il video è diventato poi virale sul web e su tanti siti di informazione nazionali, la corsa dell'orso prigioniero in galleria. Veniamo anche al Messaggero. SOS bullismo, a 16 anni picchiato dal branco. Perugia, aggredita bimba di 7 anni nello scuolabus, botte video sui social, denunce per i baby violenti. Spara sotto casa dell'amica che non vuole vederlo, un 27enne è stato arrestato dai carabinieri. Perugia, indagine ancora contro ignoti, giovane precipitata e morta, resta il giallo della caduta. Sempre da Perugia, caos radiologia per gli esami non svolti. Ora aumentiamo i posti, dichiarano dall'ospedale.
Norcia, video in galleria virale sui social, a tu per tu con l'orso, firmato nella galleria di San Benedetto tra Arquata e Norcia per l'appunto. E poi da Terni la città torna in festa con la lunga notte dei carri per quanto riguarda il Cantamaggio. Nei box a destra da Foligno non si fermano all'alta, investono un carabiniere. Coppa Perugina, bacio su quattro ruote alla storia dell'Umbria. Nodo, i lavori partiranno dalle rampe per quanto riguarda i cantieri proprio del nodo di Perugia. Sotto la testata ancora lo sport, Santo Padre vuole tenere Cicci Zola e i tifosi acclamano il portierone del Grifo. Foligno conta la rovescia per la sfida decisiva con il Rieti, la gara unica di playout che decreterà chi rimarrà in D. Motociclismo invece, Moto America per Petrucci, un circuito d'inferno, sarà davvero dura, dovrò evitare molte trappole, dichiara il centauro ternano in vista della sua prossima avventura. Partiamo con il nostro tour online, partendo dal nostro sito, allora www.trgmedia.it, la CEU incontra la stampa umbra, prima tappa di un percorso sinodale di ascolto della società, il 28 maggio assemblea ecclesiale a Foligno. Scorrendo tutte le altre notizie con anche mister Lucarelli, allenatore della Ternana, ospite a TRG di Che Calcio Vuoi, per raccontare tutto sulla lettera di intenti con il sogno della Serie A, lettera di intenti di condivisione firmata con il patron Bandecchi. E poi la giornata delle api, Morroni, Umbro in territorio all'avanguardia, suoni controvento anche Simona Molinari ai vigneti Capri di Montefalco con il suo Petali in Tour. Poi scorrendo tutte le altre notizie anche il capo 10 dei Cerimezzani che poi sentiremo in vista della festa di domani. Veniamo a Umbria 24, brigadiere investito da due minorenni in sella, un motocross rubato, tutti feriti. Gli adolescenti non si sono fermati all'alte del militare, lo hanno travolto, denunciati dalla procura per i minori. Esplode colpi di pistola dalla macchina all'alba, è stato arrestato a Terni. Poi anche su Umbria 24, orsi in galleria tra Umbria e Marche, resti biologici per esami, forse già due esemplari nei Sibillini. Perugia Today in primo piano, mentre è un po' saltato il tutto, poi magari lo rivedremo. Eccolo, Perugia Today, è la volta buona, anche Perugia dice sì al nuovo nodino antitraffico. Respira il ponte anche con il raddoppio delle rampe. Cartella esattoriale da 300.000 euro, ma Equitalia sbaglia le notifiche e i crediti sono prescritti. Sisma, la svolta con il fondo speciale del PNRR, opportunità per una rinascita a 360 gradi, dichiara Tesei, dal mattone al rilancio economico. Dunque, veniamo anche a tutt'oggi.info. Da Foligno, a bordo di una moto rubata, travolgono carabinieri e due minorenni nei guai. Sibillini, parco attende risultati, analisi genetiche per stabilire se si tratti di uno o più orsi. Dopo il video nella galleria a Città di Castello, trovato senza vita in casa, aperto fascicolo per omicidio colposo del decesso del 41enne Marco Brunelli, che vedremo anche poi sui quotidiani. Notizia diretta.it, truffa agli anziani, cresce l'allarme ad Umbertide, numerosi casi segnalati negli ultimi giorni di Umbertide che ricevono al telefono richieste di denaro. Domenica 22 maggio ad Umbertide dell'Open Day del ciclismo, iniziativa rivolta ai bambini dai 5 ai 12 anni, e poi gli arcieri tornano a sfidarsi a Montone, domenica 22 il torneo per l'arco, mentre anche la chiesa di San Bernardino riapre le porte agli umbertidesi. Veniamo anche a Gualdo News, dal report settimanale dati in calo in Umbria per il Covid. Gualdo Tadina aderisce all'iniziativa UNICEF diritti in comune, la presidente della provincia incontrerà anche i sindaci dell'Egubino Gualdese, incontro che c'è stato nei giorni scorsi. Torniamo dunque ai quotidiani, torniamo al Corriere dell'Umbria. Influenza aviaria, isolato un caso a Foligno, è stata riscontrata dall'analisi dello zooprofilattico su un germano reale, confermata a Padova, così scattano i controlli. 375 gli allevamenti, tante le attività avicole censite dal Ministero, bassa patogenicità, il ceppo verificato è del tipo H7. Ancora circular tour al mercato contadino, previsti laboratori per bambini e famiglie all'insegna dell'ecosostenibilità. E poi peste suina in Umbria a rischio 190.000 capi. L'allarme di Coldiretti dopo l'emergenza accertata nel Lazio, inviato una lettera anche a Draghi. Pasticcere batte fisco, annullate 334.000 euro di cartelle. La Cassazione dà ragione a un imprenditore perugino che gestiva una catena di negozi, riconosciute irregolarità nelle notifiche. Aggredito il patrimonio prima della sentenza definitiva, sono scattati i pignoramenti e dunque riconosciuti i termini di 5 anni per gli atti prescritti. Con Relegart, l'artigianato diventa economia sociale, presentati il progetto per l'Hub in collaborazione con il corso design dell'Università di Perugia. In totale 40.000 euro dalle fondazioni Caritas
Cari Perugia e Accenture per quanto riguarda i contributi al progetto. E poi ancora un tuffo nella normalità, piscine pronte a riaprire senza più restrizioni. A Terni Taglio del Nastro, al Cico Mendes di Maratta, Foligno il Flex Beach riparte sabato 28 maggio. Per l'acquapark di Tavernelle bisognerà aspettare invece il prossimo 11 di giugno. A Marciano divertimento non stop fino a mezzanotte, abbonamenti con lo sconto e tariffe invariate quasi ovunque, dunque nessuna sorpresa per quanto riguarda i costi. Veniamo alla Nazione, le storie nere, si mette a sparare in aria, terrore all'alba tra le case. Terni, arrestato un giovane che aveva cominciato a esplodere colpi di pistola dopo il no da una ragazza, si era ubriacato seminando il panico con l'arma. I militari avvertiti dai residenti lo hanno trovato subito, aveva il revolver nella cintura dei pantaloni. Aggredita da una coetanea sul bus, bimba di 7 anni finisce in ospedale, allarme violenza. In un altro caso un 16enne assalito invece da un autentico branco. Don Bastoni invece è la cocaina, ora mi disintossico in un centro umbro, ha detto l'ex sacerdote Alberto Bastoni, testimoniando in tribunale ad Ascoli. Quindi, sempre per la cronaca, sulla Nazione, su una moto rubata travolgono carabinieri. Il militare ricoverato in prognosi riservata era impegnato in un posto di blocco a Vescia, nel Folignate, ma i due ragazzi non si sono fermati. Ferito anche un altro militare e anche i minorenni che sono poi caduti dalle due ruote. Incidente ancora in rianimazione, il giovane motociclista ferito è successo nel Legubino, il 23enne non avrebbe mai ripreso conoscenza e si trova ricoverato al Santa Maria della Misericordia. Il violento scontro con un'auto è avvenuto giovedì nella zona di Scritto. Anche la ventenne alla guida della Fiat Panda è finita in ospedale nel nosocomio di Branca. Criminalità economica, ora la Stana Rex, nuovo sistema di indagini nella piattaforma informatica della Camera di Commercio al servizio dei carabinieri con imprese al setaccio. Dunque, rischio infiltrazioni malavitosi in Umbria, l'accordo quadro, ottimo strumento, ha detto il prefetto. E poi ancora, inflazione alle stelle, situazione preoccupante, serve adeguamento salariale, dichiara Manzotti della CISL, rischiano anche gli anziani, pensioni sempre più basse, questo l'allarme. E poi, dopo il nodo serve la Gronda Nord, ho subito minacce ma vado avanti. Le parole sono dell'assessore Melasecche, che in Castelsi del Comune rilancia l'opera degli anni 90 tra Ponte Felcino e Olmo. Sono stato affrontato fisicamente, dichiara l'assessore Trasporti. Stavo per chiamare i carabinieri, non temo le intimidazioni mafiose, ha dichiarato. Il progetto del nodino pronto a luglio, ma prima si faranno le due rampe di Ponte San Giovanni. Disagi e radiologia, l'ospedale corre ai ripari, dopo le attese di ore e le proteste è aumentata la disponibilità di 14 posti per i follow up, l'azienda si scusa, i sindacati intanto attaccano. Intanto l'andamento del Covid, 3 morti in un giorno, salgono anche i ricoverati, sospetto caso di aviare in un germano, alzato il livello di attenzione. Quindi, dalla parte della gente, ascoltiamo insieme con l'orecchio del cuore. Così i vescovi dell'Umbria, rappresentanti delle testate giornalistiche del territorio. Collaborazione sempre più necessaria per la comunità. L'incontro tra vescovi e medie locali si è tenuto al complesso di San Paolo di Foligno. Bisogna entrare dentro i fenomeni di una società alle prese con tanti ostacoli, ha detto il vescovo di Gubbio e Città di Castello, Monsignor Paolucci Bedini. Il ritiro di Bassetti, grave perdita per tutti, sottolineato invece Monsignor Boccardo. Una ferita che sanguina, dobbiamo fermare l'esodo di chi se ne va per quanto concerne il fronte legato alla Valnerina. Veniamo anche al Messaggero, studenti in fuga dalla guerra, sono 640 quelli iscritti nelle scuole dell'Umbria. Il dirigente dell'ufficio scolastico regionale, ripeto, una grande accoglienza, ha sottolineato Canolla del CPA Pertini Terni, abbiamo intere famiglie. Il preside Ferri dell'istituto commerciale Perugia 7, ora aspettiamo disposizioni sul come finire l'anno, è stato sottolineato. E poi Avis, la missione di alleviare le sofferenze con le donazioni per quanto riguarda quello che è venuto fuori da quella che è stata l'assemblea che si è tenuta proprio a Perugia in questi giorni. E poi, sempre dal Messaggero, povertà, emergenza infinita, bussano sempre più umbri. L'arcivescovo Boccardo, non ci sono solo gli extracomunitari a chiedere aiuto. Il nodo della crisi delle vocazioni, il problema c'è ed è gravissimo, è stato sottolineato. Sabato 28 l'assemblea ecclesiale intanto si riunisce a Foligno.
Questo dunque in primo piano, ulteriori approfondimenti di carattere regionale dal Corriere dell'Umbria, che a breve chiaramente vedremo. Oggi il computer, diciamo, fa un pochino le bizze per quanto concerne la nostra solita rassegna stampa. Eccolo, però ci siamo. Chiaramente i turisti ci sono, come ci siamo anche noi, e torna l'ottimismo da Perugia. I commercianti del centro considerano ormai alle spalle lockdown e quarantene, anche se la crisi continua a mordere. Qui i vari intervistati dal Corriere dell'Umbria, proprio gli esercenti del centro storico perugino, che dichiarano: gli eventi portano presenze, ma è necessario creare continuità e non concentrarli solamente nella bella stagione. Questa è un po' la sinottica, diciamo, considerazione dei commercianti del centro di Perugia. Intanto i numeri dati del primo semestre mostrano un meno 30% arrivi rispetto al 2019. Imposta solo pubblico sopra 300 euro sarà possibile rateizzare il pagamento. E poi maxi truffa del PSR, due imprenditori a giudizio. Contestato l'ingiusto profitto per 657 mila euro attraverso false fatture sulla ristrutturazione dell'azienda agraria. Mentre, sempre per la cronaca, molesti i clienti del bar e picchia gli agenti, è stato arrestato e condannato nella zona sempre di Perugia, con controlli intensificati a Fontivegge. E poi spaccia in piazza alla stazione e nasconde la droga negli slip. Questo è successo proprio a Fontivegge. L'autopsia transmorta ha confermato ipotesi caduta accidentale per quanto riguarda la transessuale precipitata dal balcone in via Mario Angeloni davanti alle Poste qualche giorno fa. Ancora dal Corriere. Italia brilla, tappa in città tra astronauti e satelliti, appuntamento lunedì con l'iniziativa sostenuta da Iliad per promuovere le materie scientifiche. E poi la regione in campo a difesa dell'ambiente e della biodiversità per quanto riguarda la giornata mondiale delle api. Nodo di Perugia in commissione, minoranza non vota per protesta, e quindi una banca dati condivisa contro le infiltrazioni criminali. La Camera di Commercio mette a disposizione dell'Arma le informazioni su imprese e territorio con l'obiettivo di individuare eventuali anomalie. L'intesa prevede la condivisione del sistema regionale Explorer, cosiddetto REX, da parte di tutte le articolazioni territoriali dell'Arma dei Carabinieri regionali. Veniamo quindi anche al Messaggero. Nodo, si parte dalle rampe, i primi lavori legati al raddoppio da Ponte San Giovanni verso Perugia. Nodino, il progetto sarà a luglio, il Comune chiede di vigilare sull'impatto ambientale. Qui proprio i numeri del Nodino anche in questo grafico, il percorso è quello di Madonna del Piano con le strade, lunghezza totale 7 km, in Galleria 2, un ponte sul Tevere di 500 metri, 3.800 veicoli provenienti da Orte, 2.800 sul Nodino. L'obiettivo è quello di ridurre l'impatto per la viabilità esistente, chiaramente. Medicina narrativa nella pratica clinica, oltre 300 esperti a confronto, mentre le scuole scoprono il mondo delle api per quanto riguarda questa iniziativa che arriva a Perugia. E poi stendardi dell'Assirio, la volontà di certo c'è per quanto riguarda i tifosi, che hanno anche trovato la collocazione giusta per gli stendardi per ricordare la grande Sirio Perugia, formazione femminile che ha vinto tantissimo anni fa in Umbria, dall'Umbria nel mondo. Picchiata 7 anni nello scuolabus, per la cronaca sempre dal Messaggero, bambina ferita e portata in ospedale. Dilaga la violenza tra giovani, 16enne accerchiato e aggredito da coetanei. Ragazzina di 14 anni presa a calci da bulli e ripresa, due vertebre fratturate, in arrivo pesanti denunce. Transessuale morta, resta il giallo della caduta nella zona di Fontivegge, scoperta centrale di spaccio e valore alla casa degli artisti. Dunque, per quanto riguarda sempre la cronaca, aperitivo violento, condanna a un anno dopo un uomo che in stato di ebbrezza molestava i clienti sempre nel Perugino. E poi caos radiologia all'ospedale, ora aumentiamo i posti. Questo dunque per quanto riguarda la pagina regionale. Passiamo ai territori e lo facciamo di fatto nella vigilia della festa dei Ceri Mezzani a Gubbio. Ieri abbiamo sentito proprio i tre capodieci dei Ceri Mezzani di Sant'Ubaldo, San Giorgio e Sant'Antonio, a poche ore dalla festa che li vedrà protagonisti. Allora sentiamo le loro parole e poi torniamo.
Hanno saputo aspettare, pazientare, riflettere, trattenendo l'impeto, l'esuberanza, l'entusiasmo, qualità tipiche della gioventù, consapevoli che l'attesa avrebbe ripagato ogni sforzo, ogni sacrificio, ogni preoccupazione, ogni tristezza. A pochi giorni dal 22 maggio, i capodieci dei Ceri Mezzani di Gubbio, Tommaso Piccotti per Sant'Ubaldo, Matteo Filippetti per San Giorgio e Michele Fiorucci per Sant'Antonio, raccontano le emozioni che li accompagnano verso il ritorno della festa dopo lo stop della pandemia. Una lunga, lunghissima attesa la loro, che si dissolverà in una data palindroma speciale, tanto quanto il giorno che non vedono l'ora arrivi. Questi due anni sono stati lunghi, non solo per noi, ma anche per tutti i Gubini. Soprattutto che io sono stato eletto gennaio 2020, il primo anno sì, è stato difficile perché magari non eravamo abituati, che la festa dei Ceri non si faceva. Eravamo abbastanza fiduciosi per il 2021, le voci diciamo che ce n'erano tante, li facciamo. Poi arrivati di nuovo febbraio-marzo del 2021, ancora un'altra notizia brutta purtroppo. E non passava un mese, sono sincero. E poi fortunatamente da quest'anno, da aprile, quando c'è stato diciamo l'ok, sti mesi sono volati ultimamente, soprattutto questo periodo, poi quando lo trascorri con gli amici, ti diverti e tutto, passa tutto in un attimo. Eravamo fiduciosi tutti e tre, abbiamo vissuto due anni insieme, comunque ci siamo sempre scritti, sentiti, però sì, il rischio c'è stato, però ora siamo arrivati e godiamoci fino alla fine. Spero ovviamente che possa essere una bella giornata come l'è stata d'altronde il 15 maggio, in primis a livello meteo, e poi spero ovviamente che ci possa essere una riscoperta della festa, del clima ceraiolo come c'è stato domenica, una festa del popolo, una riscoperta insomma dei sentimenti ceraioli anche per i ragazzi del Cero Mezzano. In questi anni e mesi i capodieci del Cero Mezzano hanno ricevuto il costante supporto e sostegno dei ceraioli più grandi, delle vecchie generazioni, delle famiglie e degli amici. Se il tempo prima stentava a passare, ora scorre come un fiume in piena, trascinandoli verso il giorno in cui faranno da guida ai ceraioli dei rispettivi santi. Qualche paura all'orizzonte per Tommaso, Matteo e Michele, ma soprattutto la gioia di riappropriarsi di una tradizione che il Covid non è riuscito a spegnere e che sperano possa tornare a celebrarsi con lo slancio e la genuinità dello scorso 15 maggio. Noi diciamo siamo il futuro, no? Quindi a me personalmente sì, mi sono stati vicini parecchio gli amici, anche non dello stesso Cero, anche del Cero San Giorgio e Sant'Antonio, questo mi ha fatto un sacco piacere. Poi ovviamente anche la Manicchia stessa che mi scriveva, mi diceva: Tommaso sta tranquillo che tanto prima o poi arriverà, infatti ecco, mancano due giorni e l'entusiasmo è parecchio. Paure poche, spero di avere tante certezze da parte degli amici, tanta gente vicino che ci sostiene a tutti quanti, come a me e a loro. E la paura fa una brutta corsa, speriamo di no, però ho fiducia in tutto San Giorgio. E niente, speriamo bene in tutto e per tutto. Il Cero Mezzano per noi è un po' ormai giunto al termine. Io ecco, c'ho più quest'anno e poi basta, insomma, il farò gli anni prossimi in borghese, come si dice. E niente, spero ovviamente di fare una bella corsa e che possa andare come 15 maggio. E ripartiamo da Città della Pieve, dal Corriere dell'Umbria, il liceo musicale più sicuro dopo i lavori. Concluse dopo un anno le opere da 350.000 euro per consolidare l'ex convento degli Agostiniani, gli interventi della provincia hanno permesso di recuperare anche tre aule per la didattica, mentre a Castione del Lago i ragazzi diventano cittadini conoscendo Falcone, la causa del giovane ospitato il progetto sulla strage di Capaci e il ricordo al grande ex magistrato. Veniamo anche a Assisi, Proloco Petrignano. Puliamo il parco preda dei vandali. L'ex sindaco Romoli chiede all'associazione di riconsegnare la sede al comune, sollecita interventi di manutenzione del verde e sistemazione dell'arredo esterno. Qui proprio un'immagine che simboleggia il degrado nell'area della sede della Proloco di Petrignano. Sono state chieste più volte nella zona le telecamere per vigilare su quanto accade, soprattutto la sera. In fiamme un'auto a Bastia Umbria, intervengono i vigili del fuoco, si indaga sulle cause del rogo che ha avvolto il mezzo.
Quindi, passando invece a Todi, ospedale e servizi sanitari sono la priorità. Le parole sono di Pizzichini, sostenuto dall'area civica, che è candidato sindaco. Serve un reale cambiamento, ha detto. Da tempo presente nella vita politica, è stato individuato come punto di riferimento della società civile Floriano Pizzichini. Mentre da Marciano, giovani protagonisti con Isola di Confine. Spettacoli alla Sala De Filippo in trasferti in Campania grazie al teatro Laboratorio. In foto la famiglia Apice, che ha dato vita a uno spettacolo nato durante il lockdown. Veniamo a Gualdo Tadino. Bluff sul recupero del Calai. Si chiarisca il legame con REMS. Il PD vuole spiegazioni sull'ex ospedale. Si parta con i lavori senza aspettare le elezioni. Continua dunque lo scontro politico sul recupero dell'ex ospedale Calai. Il PD chiede spiegazioni sulla permuta di alcuni edifici del complesso. E poi da Nocera Umbra, Filippucci confermata alla presidenza dell'SD Pesca Club. Presentate anche le iniziative in programma. Da Gubbio, scontro tra auto e moto sull'Egubina, centauro ferito, è successo tra Scritto e Mengara, l'uomo ha riportato una serie di traumi ed è stato trasferito al Santa Maria della Misericordia di Perugia. E poi l'abbiamo appena sentite, le parole dei capodieci Piccotti, Filippetti e Fiorucci, città in festa per i cerimezzani, scattano le modifiche al traffico, domani centro storico off limits dalle 5 alle 22, istituiti anche numerosi divieti di sosta per consentire lo svolgimento della corsa, da oggi parcheggi riservati ai possessori di permesso ZTL per quanto riguarda chiaramente la situazione dei parcheggi di Gubbio. Morte Brunelli, spuntano due testimoni invece andando in Alto Tevere. Lo avrebbero visto rientrare il giorno in cui è stato scoperto il cadavere. Il sangue ritrovato risale al pomeriggio. Ipotesi omicidio, fascicolo per reato colposo contro ignoti aperto dalla procura per quanto riguarda il decesso di Marco Brunelli qui in foto. Weekend tra sapori e moto, oggi grandi chef al Parco Langer e domani raduno motociclisti del centro Italia. Viabilità, Summit Due Mari con il commissario Simonini, visita nei territori dove passerà la E78 Grosseto Fano. Museo del Calcio dedicato a Sensini, inaugurato alloggiato Gildoni. La storia quasi centenaria della Cicità di Castello raccontata da immagini, magliette e trofei. Dunque in centro storico ha trovato casa il museo dedicato a Siviero Sensini per quanto riguarda il calcio Tifernate e la storia del calcio Tifernate. 22enne ubriaco colpisce i carabinieri intervenuti per una lite. Il giovane identificato è arrestato ed è ai domiciliari, è successo ad Umbertide. Da Foligno invece investono carabiniere con moto rubata, è successo a Vescia, due minorenni non si sono fermati all'altro, il brigadiere ricoverato in prognosi riservata, si cerca di stabilire perché i ragazzi fossero in possesso del mezzo. E poi multa da 5.000 euro per una guida senza, per un cittadino albanese che è stato scoperto guidare senza patente e con la revisione scaduta. Intanto giornata di confronto sulle malattie rare, oggi dalle 9 alle 18 all'Auditorium San Domenico con esperti del settore e poi spettacolo di danza con omaggio a Morricone questa sera alle ore 21 sempre all'Auditorium San Domenico a Foligno. Coppa della Perugina, arrivano 120 equipaggi con modifiche al traffico. E poi le parole da parte dei vescovi dell'Umbria, non calo delle vocazioni ma mondo fasullo. Confronto tra i vescovi Boccardo, Sorrentino e Paolucci Bedini e mondo dell'informazione. Si è parlato anche dell'accorpamento delle diocesi. L'iniziativa si è tenuta in vista dell'Assemblea Episcopale Regionale che sarà ospitata a San Paolo Apostolo a Foligno. Intanto dal Comune, Commissione Controllo convocata giovedì su questione VUS sempre per Foligno. Mentre da Bevagna, carabinieri trovano e restituiscono due pergamene del 500. Consegnati dai militari che si occupano della tutela del patrimonio culturale al parroco della collegiata di San Michele Arcangelo. Veniamo anche a Spoleto, orso nella galleria di Forca Canapine. L'animale è ripreso in un video mentre corre, analisi sui resti biologici, si pensa alla presenza di due esemplari qui nel frame, l'orso mentre attraversa la galleria posta tra Umbria e Marche. Cavano abusivamente tartufo, forestale denuncia tre uomini, sequestrati anche 7,5 kg del prelibato fungo. E poi guida a tutta velocità e rifiuta di sottoporsi al drug test, è stato fermato dalla polizia. A Venezia il premio internazionale Menotti Art Festival, appuntamento oggi alle 16 e alle 21 c'è anche il Gran Galà. Mentre andando a Cascia, Santa Rita, pontificale con il cardinale Parolin, tutto pronto per accogliere i pellegrini nei due giorni dedicati alla protettrice dei casi impossibili. Il segretario di Stato di Papa Francesco celebrerà la messa domani alle 10.30 prima della benedizione delle rose, qui in foto proprio Monsignor Boccardo assieme al segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin.
A Norcia, Avis dona contributo all'istituto omnicomprensivo, 7.000 euro per acquistare dotazioni tecniche necessarie alla scuola, mentre Don Matteo vola negli ascolti verso il finale di stagione. Prossima settimana gli ultimi due episodi della 13ª serie, ma si pensa già alla prossima con l'incognita Terence Hill, che ha lasciato il testimone a Fiction in corso a Raul Bova. Arrestato mentre spara per strada a Terni, ubriaco perde la testa perché l'amica si rifiuta di vederlo ed esplode due colpi di arma da fuoco al quartiere San Giovanni. I carabinieri hanno bloccato l'uomo e gli hanno sottratto anche la pistola. Raid vandalico in centro, giovane smascherato dalle telecamere, il ventenne denunciato dalla Digos, era in compagnia di altri ragazzi provenienti dalle zone tra Monte Castrilli e Avigliano. Commercianti e residenti avevano segnalato i danneggiamenti dopo questo raid di movida alcolica. Via libera ai nuovi percorsi assistenziali invece all'ospedale di Terni. L'obiettivo è adeguarsi ai più moderni protocolli scientifici per tutelare al meglio i pazienti. E poi il caso AST. Lavoratori alle urne. Quanti? Ben 2.269. Si rinnova il parlamentino dei delegati di fabbrica. Presentate 5 liste. Si vota da lunedì a mercoledì. I sindacati testano i rapporti di forza in vista della ripresa del confronto con la nuova proprietà per quanto riguarda Acciai Speciali Terni. Lavoratori dunque al voto per l'RSU. 5 liste in campo. Per le elezioni dei delegati dell'AST che avranno inizio, come detto, da lunedì, seggi aperti fino a mercoledì. Da Terni ancora al via la sfilata dei carri di maggio, traffico rivoluzionato stasera per consentire il passaggio dei 6 colossi di cartapesta. Dopo lo stop per pandemia torna l'appuntamento con la tradizionale kermesse allegorica per le vie del centro di Terni. Giovani in visita intanto alla sede del corso di laurea in ingegneria e Carla Pagliari racconta la storia della bambina Lilla. Presentato il libro della direttrice del consorzio di bonifica Tevere Nera che parla di un fiume inquinato e della sua rinascita. Favola per grandi e piccini, gli abitanti di Canto del Gallo ripuliranno il corso d'acqua presentato nella sede di ARPA, il libro di Carla Pagliari. Mentre per quanto riguarda Orvieto, truffatore gli svuota il conto online. L'uomo credeva di avere a che fare con la sua banca, ma quando ha aperto il messaggio ha perso 9.500 euro. Denunciato l'autore del raggiro che operava sul web con le indagini della polizia. Intanto a Narni il maggio dei libri fa tappa a Montoro, al centro civico un incontro per presentare il progetto delle biblioteche nei borghi. Ad Amelia si apre oggi la prima filiera del lavoro, mentre ancora ad Orvieto il PD sollecita i lavori per la piscina. Il vice sindaco Mazza ha illustrato in consiglio l'esito degli ultimi sopralluoghi. Veniamo anche al Messaggero. Assisi, cacciati i parcheggiatori delle basiliche. I carabinieri hanno multato un uomo che chiedeva denaro nell'area di Santa Maria degli Angeli, proposto il DASP urbano. Un altro si trovava nei pressi di un centro commerciale e non poteva essere in Italia, espulso per la seconda volta. A Umbertide, ubriaco, aggredisce un carabiniere. A Città di Castello oggi l'autopsia sul corpo di Marco Brunelli e poi da Todi portiamo qui una scuola per manager, la proposta da parte di Floriano Pizzichini, candidato sindaco. Gubbio, artigianato e arte, corse e idee per i giovani, l'iniziativa dell'associazione Scuola Io Claudio coinvolge tanti professionisti del settore. Il sodalizio è presente nel Gubino dal febbraio 2014 con il progetto Io Art Academy, che ha formato 50 acconciatori e 30 4 nuove professionalità imprenditoriali. Tutto parte dal parrucchiere Claudio Rogari. Mentre Gualdo Tadino, giochi delle porte, svelati i temi storici della manifestazione. Non si fermano all'ALT e investono carabiniere. Notte da incubo a Vescia, protagonisti due ragazzi di 17 anni su una moto rubata. Il militare dell'arma è ricoverato in prognosi riservate e scattano le denunce. La sfida dei pensionati CISL, l'accoglienza, servizi e tanto ascolto per tutti. Il caso di influenza aviaria in un germano reale con i controlli in corso e poi gli investigatori del TPC ritrovano bolla papale e una lettera storica a Bevagna. Veniamo a Spoleto, cavatori abusivi di tartufo nei guai. Nel tentativo di aggirare le regole uno dei tre sanzionati si era portato anche l'autista, c'è stato quindi il blitz dei carabinieri forestali a Colle Risana, dunque nello Spoletino. Orsi in Galleria Norcia, il video è virale e poi oltre la ricostruzione la svolta arriva dal fondo complementare per quanto riguarda il post sisma ed è ricordato anche l'evento della settimana della danza, oggi il gran finale alle 20:30 al Menotti di Spoleto. Veniamo quindi anche a Terni, piscine dello stadio e l'acqua avvelenata, si legge sul Messaggero. Gli utenti preoccupati dopo la notizia che da tempo i gestori la prelevano da un pozzo inquinato e senza alcun permesso. L'avvocato Silvia Bartolini, ci sono troppi aspetti poco chiari, ha detto, sembra che ci sia la volontà di non voler far luce sulla vicenda. Intanto spaccio di coca durante il lockdown, sconto della pena per Barbanera, lo riporta il Messaggero, spara sotto l'abitazione della ragazza che gli nega un
incontro dunque è stato portato via dai carabinieri. Centro Salute Donna, reparto ridotto all'osso e fuga verso il privato, pochi medici, pochi radiologi, nessun letto post-operatorio, difficoltà anche per riprendere un semplice appuntamento, viene scritto sul Messaggero. Il primario Sanguinetti, carenza di organico, le pazienti costrette ad andare nei reparti con gli uomini. Ma c'è anche l'altra specialità che funziona bene, super equip di Azzarà per operare un braccio, seguito un intervento innovativo su una ragazza grazie alla sinergia con i massimi esperti. Stiamo creando una rete nazionale. Andrea Fagiani, i funerali fissati per lunedì 23 maggio, per la procura non serve l'autopsia subito in nulla osta per poter svolgere la cerimonia funebre per quanto riguarda il maresciallo capo artificiere che è deceduto nei giorni scorsi. Città in festa a Terni e la notte del Cantamaggio, quest'anno la sfilata dei carri allegorici partirà da via Mazzini, poi il percorso toccherà piazza Tacito per arrivare a piazza Europa. La rassegna termina domani pomeriggio con la premiazione, la sera ci sarà il tributo anche a Raffaella Carrà con tanti personaggi. Amelia intanto presenta Cantieri in piazza, prima filiera del lavoro, bacheche con offerte focus, informativi rivolti agli studenti, tavole rotonde dedicate alle aziende e anche info point. Mentre da Narni dopo le api ecco le farfalle con lo scooter che trasporti i bruchi, presentata agli studenti narnesi un progetto sostenibile per l'ambiente. Poi vedremo lo sport, ma primi territori anche dalla nazione. Turismo, il Trasimeno vola con flussi record, presenza superiore anche rispetto al periodo pre-Covid e quanto emerge dai dati dei flussi del comparto diffusi dalla regione. Torna anche la Notte Bianca di Passignano, sempre nella zona del Lago Trasimeno, mentre a Santa Maria degli Angeli giro di vite contro i parcheggiatori abusivi, anche un'espulsione come abbiamo visto. Da Todi vogliamo Fabio Catterini sindaco, presentata la lista del PD con tutti i nomi. La città si prepara ai cerimezzani, l'abbiamo visto in precedenza, riservata alle generazioni più giovani, la corsa comunque i suoi protagonisti pronti alla sfida, ricorda la nazione. A Gualdo Tadino invece giardini e negozi saranno in fiore, torna il concorso. Sempre da Gubbio, viabilità ed edilizia scolastica, ecco l'attesa e le priorità delle Gubino Gualdese. I rappresentanti del territorio hanno illustrato l'esigenza alla presidente della provincia. Città di Castello, le religioni dialogano nel nome della pace, fede cattolica, ortodossa, islamica ed ebraica, confronto su un tema universale, consensi e partecipazione per l'evento promosso dalla Fondazione Villa Montesca. Anziani attenti alle truffe, molti episodi nel comprensorio, l'ultima segnalazione arriva da San Giustino. Noi tutti in moto per passione e beneficenza, in centinaia al raduno voluto da Ferre Motus, il via da piazza Matteotti. Brunelli morto 20 ore prima del ritrovamento, oggi a Perugia l'autopsia che dovrebbe sciogliere molti dubbi sul decesso dell'uomo che aveva ferite alla testa e anche a una gamba. Cercano di calmarlo durante una lite, sfera calcio pugni ai carabinieri, un 22enne di Gubbio è stato arrestato, violenza e resistenza è successo però ad Umbertide, anche se il giovane è eugubino. Foligno, il lavoro è un momento di crearlo insieme. Tre persone diversamente abili aprono una COP multiservizi grazie al crowdfunding finanziato dalle imprese iscritte a Confindustria. Mentre sempre da Foligno la fondazione sostiene l'ospedale, cassa di risparmio, 253.000 euro per assistenza e ricerca, scappa, rifiuti il track test e viene denunciata, è successo sempre nel Folignate. Mentre a Forca Canapine l'orso scorrazza in galleria. L'esemplare di razza marsicana filmato nel tunnel d'operai, video virale sul web, forse lo stesso che ha attaccato Alveari nelle Marche, qui un frame proprio dell'orso nella galleria. Andrea Spaterna ha detto niente allarmismi, non è pericoloso, un'ulteriore conferma della biodiversità dei sibillini, ha dichiarato il presidente proprio del parco. Raccolta abusivi di tartufi, pesanti multe per tre persone. Da Terni i vandali della Movida, denunciato un ventenne, asta verso le elezioni della RSU, questo è un voto strategico, l'appello della CGIL. E poi ancora da Orvieto, truffato per 9.500 euro con un SMS. Orvietano cade nella rete di un malvivente che lo aveva convinto che il suo conto corrente era in pericolo. Mentre sempre da Orvieto, niente appartamenti, meglio i campi da padel. Marcia indietro a Bardano della società proprietaria dei terreni, non c'è mercato per le nuove abitazioni. Veniamo anche al tempo libero, cultura, spettacoli e società, dalla Nazione, la festa di Buongiorno Ceramica. Anche l'Umbria partecipa oggi e domani alla manifestazione artistica che torna dal vivo in tutta Italia, con visite guidate, mostre, eventi speciali, Umbertide, Gubbio, Deruta, Gualdo Tadino. Settimana della danza, c'è il galà dei vincitori a Spoleto, si inaugurano intanto a Todi le mostre dei Franchi, due orafi scultori alle 16:30.
Coppa Perugina dal Messaggero, bacio su quattro ruote alla storia dell'Umbria, spettacolo ed emozioni per l'edizione che incroci il centenario del cioccolatino, giornata clou, Perugia, Assisi, Campello, Spello, Foligno, Trevi e arrivo in piazza 4 novembre. Grigliate, fiore e musica, weekend all'aria aperta, tutti gli appuntamenti descritti dal Messaggero, tra cui anche il Flower Show al Barton Park di Perugia. E poi l'album del Corriere, Beth Orton, A Moon in June, unica tappa italiana dell'artista, la rocca medievale di Castiglione del Lago ospiterà il 21 luglio lo speciale evento Beth Orton, vincitrice dei Brit Award e due volte candidata al Mercury Prize. Restyling intanto per il The Space di Corciano, terminati i lavori al primo piano e nelle sale con 9 poltrone e bar self-service. Mentre Miss Europe Continental pettinata da una perugina, l'hairstylist Valentina Ferrucci ha curato il look di Mina Jay. E partiamo dunque con lo sport, proprio dal QS inserto della Nazione. Cici Zola per il Perugia, portiere incedibile. Premiato come miglior grifone, ho fatto solo il mio dovere, un altro anno di contratto, presto parleremo anche di futuro, ha dichiarato l'estremo difensore del Perugia. In biancorosso un anno speciale, ora sogno la maglia granata, le parole del centrocampista Segre che si confessa a Toro News, era in prestito dalla società granata. Tra rinforzi e strutture, Ternana pronta a investire. La società sa quello che serve alla squadra, ha detto Lucarelli, centro sportivo a Villa Palma e campi in erba allo Junior Campo Maggio. Intanto per il volley la Superlega, il palleggiatore Travizza lascia la Sirre e va in Grecia. Grazie, non vi dimenticherò mai, ha dichiarato proprio Travizza. Mentre dalla Serie D Foligno il verdetto si avvicina e la squadra si isola da tutto. Gruppo compatto, nonostante i problemi per lo spareggio di domani a Rieti. Ciganda c'è, il capitano Settimi invece non sarà della partita. Volle Serie B, San Giustino atteso sul parquet di Mirandola, parte la rincorsa per ottenere la promozione per quanto riguarda il sestetto di coach Bartolini. E poi gli internazionali, Perugia aspetta Super Team. Con la pubblicazione dell'entry list inizia il conto alla rovescia del Challenger ATP 125 che sarà disputato dal 5 al 12 giugno al Tennis Club Perugino. E poi torneo della pace, ci siamo, un impegno contro la guerra. Andiamo al Corriere dell'Umbria invece per quanto riguarda lo sport, anche qui si parte da Cici Zola, le mani sul grifo, ho ancora un anno di contratto, capito che il club vuole prolungarlo, le parate più importanti a Pisa e a Ferrara, ricorda Academy, due club affiliati al Perugia per sedute di training per quanto riguarda le giovanili e poi playoff semifinale, oggi il Pisa fa la caccia alle streghe, ovvero con il Benevento, domani il Brescia tenta la rimonta a Monza per capire chi salirà in Serie A. Nuova Ternana e caccia ai big, piacciono tre over, il terzino destro Zampano, il centrale Golemitz e il regista Badel. Servono quattro pedini importanti al posto dei partenti Boben, Ocelli, ma anche Salzano, Peralta e Furlan, tutti con la valigia in mano. Per il ruolo di portiere c'è la pista che porta a Turati, classe 2001 del Sassuolo, da affiancare a Iannarilli. Qui in foto proprio Badel, cercato dalla Ternana, colloquio con il tecnico Montella. E poi capitolo under, interessano Bove della Roma e altri giovani di prospettiva. Trestina, Marmorino ok, sfumi invece Sandriani, è già festa con i piccoli del torneo Casini, dunque si avvicina per la panchina del Trestina l'ex allenatore del Foligno Marmorini dopo l'addio a Pierotti. Sir, Ropré e Cardenas, due volti nuovi nella rosa dei Block Devils, il nodo Gerbich, ovvero l'allenatore da sciogliere, l'alternativa è Cretu, preso intanto il 33enne sloveno che farà il vice di Giannelli e il 22enne posto 4 cubano, dunque pronti a rafforzare l'organico della Sir Conad. Il secondo palleggiatore proviene da Cambrai, Francia, ha giocato pure a Molfetta. Hanno lasciato Perugia Anderson, Terost e il Drago Travizza. Erm Group all'assalto di Mirandola per la B maschile playoff. Oggi riparte la scalata alla 3, conteniamo gli errori, ha detto il 34enne centrale siciliano Muscarà. Per quanto riguarda appunto l'addio di Travis, un'avventura unica, non vi dimenticheremo mai, ha detto il palleggiatore in partenza. Torneo della pace, in Umbria incontro di tante culture. Repace entusiasta alla presentazione della Kermesse, trofeo importante, ha detto Abete. Veicolo di valori, sottolinea invece Donatella Tesei, ieri a Palazzo Donini. A Perugia la conferenza stampa sul sipario sulla fase conclusiva con squadre da tutto il mondo.
le partite UAE Perugia, LND, Dainava, Alitus, le semifinali, decise le formazioni che si qualificano al turno successivo, oggi le due sfide e le finali per i team, dal quinto al decimo posto. Veniamo alla Serie C del Gubbio Calcio, Notari punta su Mignemi, il presidente del Gubbio ha deciso accordo biennale, punto interrogativo col DS in scadenza, Torrente vorrebbe restare ma a questo punto la sua posizione è in discussione, previsto un secondo incontro tra il padrone e il tecnico che ha fatto la storia dei rosso-blu. Intanto è iniziato il Città di Magione, domani tocca ai 2009-2016, Juniores a 1, dai timori alla salvezza incredibile, il Pertignano ha centrato l'obiettivo, è la prima volta del Tavernella per il calcio 5 femminile CSI, le donne dell'Under 21 in eccellenza. Veniamo anche al basket, PFU serve la bella per volare in finale, Patti vince, gara 2 si giocherà domenica ad Umbertide. E poi donne in pista Gioiella per il motocross, weekend di allenamenti, mentre a Perugia il collegiale GAF full immersion per 21 atlete della ginnastica artistica. Chiudiamo con il Messaggero, dunque per lo sport, il Grifo si tiene Cicizzola, mentre nella classifica degli spettatori il Perugia è solo undicesimo, Foligno 100 tifosi a Rieti per lo spareggio, internazionale di Perugia ci sono ben 7 top 100. Per il motociclismo Petrux a caccia di nuove vittorie, il pilota ternano da oggi impiegato nella terza tappa del campionato degli Stati Uniti della Superbike, si torna ad Dalton in Virginia, sembra un circuito privato, sarà un test molto difficile ma ce la metto tutta, ha detto Petrucci. Intanto Bandecchi e Lucarelli si fanno i complimenti a vicenda e torna il premio Orvieto Sport con la targa dedicata a Giulio Ladi, ex giornalista del Messaggero. Questo per lo sport, ci fermiamo dunque per quanto riguarda TG Mattino, ma restate con noi perché a breve torniamo chiaramente con il caffè che come ogni sabato parlerà di meteo con le previsioni ma anche tante curiosità da scoprire con i nostri esperti. Restate con noi.